Allora, volevo sapere se mi sentite così a voce, senza bisogno di usare il microfono, perché questa è una presentazione un po' particolare. Io preferisco sempre fare delle presentazioni diverse di volta in volta, per non annoiare le persone e anche perché le carico qui su internet, così uno vede sempre contenuti diversi. E soprattutto le mie presentazioni sono molto interattive. Io sono laureato in scienze naturali, comunque da un iniziale interesse per la zoologia mi sono spostato verso l'antropologia e da 8 anni circa faccio ricostruzioni insieme anche a questi signori qua, soprattutto di armi in bronzo e, come potete vedere, di armature nuragiche. Ho una grande passione per questo periodo, che poi ho trattato nella mia tesi di laurea, che riguardava 3 uomini dell'età del bronzo che erano praticamente morti a causa di alcune ferite da combattimento. Quindi è sempre tutto molto relazionato, perché per capire alcune cose dobbiamo anche magari sapere che armi usavano e che armature usavano. E insomma, questa esperienza che sono 8 anni che faccio queste cose, 8 anni di rievocazione storica, di scherma storica, cioè noi ci alleniamo con le armi soprattutto del periodo medievale, perché abbiamo i trattati che ci dicono come li utilizzassero, ma non solo del periodo medievale, ne esistono anche del 1800, tanto per fare un esempio, per l'uso della sciabola o del fioretto, eccetera. Non è scherma olimpionica, perché quello che fanno oggi, cioè la scherma olimpionica, è praticamente chi dei due si tocca prima. In realtà nel passato la scherma era diversa, schermare viene dal termine schermarsi, cioè proteggersi. Infatti prima ci si protegge e poi si cerca di ledere l'avversario. E insomma, da tutto questo mix di cose io ho elaborato poi questo libro, che è Guerreris, dai bronzetti alle statue di Monteprama, che analizza le statue, che siano di bronzo, che siano di pietra, che tra l'altro è una cosa innovativa, perché gli studi, come ad esempio quello di Angela De Montis sulle statuine, era appunto solo sulle statuine in bronzo, non aveva analizzato le statue in pietra, che è una cosa che io ho fatto. E questa analisi mi ha condotto a alcune osservazioni che, non perché le abbia riscontrate io, ma perché sono effettivamente abbastanza particolari e interessanti. L'altra cosa interessante è, a parte il modo con cui è stata analizzata questa cultura, perché magari un archeologo analizza la cosa da un punto di vista appunto archeologico, cioè sui manufatti ritrovati, il goccio è di tale anno, facevano questo, bla bla bla. No, a me interessava più da un punto di vista oplologico, cioè queste armi, queste armature erano utilizzate in un contesto, in un tipo di guerra particolare, quindi probabilmente non c'erano eserciti, o forse c'erano. Andiamo ad esplorare le armi e le armature per capirlo. E questo ha dato tutta una serie di dati che ora vi vorrei esporre. Il libro chiaramente inizia con un'introduzione cronologica, culturale, insomma, chi erano i nuragici, di quale periodo stiamo parlando. Ad esempio molti pensano, ah, nuragici, quindi sono del periodo dei nuraghi. No, in realtà i bronzetti e le statue di Monteprama sono di un periodo successivo alla costruzione dei nuraghi, e immediatamente dopo, probabilmente erano la stessa cultura, erano i successori, però non costruivano più nuraghi, facevano pozzi sacri, facevano megaron, facevano rotonde, sempre queste strutture legate all'uso dell'acqua cultuale, poi non si capisce bene cosa ci facessero, però insomma la rappresentazione migliore che abbiamo di queste persone sono appunto i bronzetti e anche le statue. Le statue però mostrano delle cose leggermente diverse. Uno dei primi temi che ho affrontato era quello dell'interpretazione degli arcieri. Io voglio andare subito sui temi effettivamente interessanti del libro, perché abbiamo poco tempo, sono ovviamente le presentazioni di 2 libri, dobbiamo condensare molto. In altre occasioni mi dilungo molto di più facendo introduzioni su cosa sia cosa, però oggi dobbiamo andare un po' più in fretta. Ad esempio, l'interpretazione degli arcieri. Io sono arciere, sono istruttore di tiro con l'arco, e molte persone asserivano che i guantoni che usano gli arcieri servissero per difendere, per proteggere lo stesso arciere mentre usava l'arco, quando scoccava, per proteggere il braccio da appunto questo contraccolpo che dà la corda. In realtà, guardando una ricostruzione basata sulle statuine, qua ci sono tutti gli esempi, ad esempio, di brassard, di protezioni per il braccio, si vedeva che la parte effettivamente protetta era dal gomito
ha la mano. Cioè, questa protezione era all'opposto di come doveva essere, perché questi brassard, che è un termine utilizzato per le protezioni del Neolitico, quindi diverse centinaia di anni prima del nuragico, servivano effettivamente, pare, per proteggere la parte interna del braccio, ma sono delle dei pezzetti di pietra così grandi. Questo brassard nuragico invece protegge tutto il gomito e persino la mano, perché in molti bronzetti si osserva una protezione per la mano, molto voluminosa, quindi si può pensare che sia un guanto imbottito, però poi la funzione effettiva non si capisce. Cioè, se sì, ci soffermiamo sul protegge dallo scoccare della corda, non c'è la spiegazione perché il gomito sia protetto. Il gomito è esterno alla corda, la mano non è più implicata nello scoccare della corda. Quindi perché? Perché osservando i reperti si vede, prova ad andare un po' avanti, ok, torna indietro, fai piano piano. Questo era il brassard, i cosiddetti veri brassard del Neolitico e del Calcolitico, e quello è un brassard moderno d'arceria. Vai ancora più avanti, questo invece è il dettaglio di quello che è chiamato gruppo faretra, perché gli arcieri nuragici erano degli arcieri un po' particolari. Alcuni hanno detto che questa cosa che utilizzavano qua nella schiena fosse un propulsore per tirare una sorta di zagaglia. È già qui strano, perché chi avrebbe una zagaglia è solo un arciere, e tutti gli altri invece hanno questa sorta di propulsore, e questo era l'arciere che vi dicevo, l'unico che avrebbe questa zagaglia. Tutti hanno questa sorta di propulsore, pochi hanno la zagaglia. Perché? Provo ad andare avanti. Esplorando più nel dettaglio, vabbè, c'è la parte che vi dicevo, come vedete protegge il gomito, il che non ha senso, provo ad andare ancora avanti, è la protezione delle dita, cioè non ha nessuna funzionalità per l'arciere. Ma vai ancora? Allora, abbiamo provato a fare delle sperimentazioni, abbiamo ricostruito i pezzi, abbiamo fatto quello che gli arcieri in generale non fanno, cioè mettere a rischio il proprio arco, perché gli arcieri sono molto cauti, è come un figlio per l'arciere. E noi, un po' in maniera pazzerella, ci siamo messi a usare l'arco come se fosse una protezione per chi lo stava usando. Cioè, sulla base di alcuni esempi etnografici, ad esempio il combattimento dei Masai africani, usano un lungo bastone e lo tengono di fronte al corpo per proteggersi nei duelli dall'avversario. Con un altro bastone più corto si menano, in pratica, che naturalmente è la versione sportiva di quello che farebbero nella realtà con delle armi vere, e noi l'abbiamo cercato di riproporre da un punto di vista nuragico. Insomma, questi hanno una protezione per il braccio, vai a vedere che serviva per qualcos'altro. Effettivamente, quando uno dei due cerca di colpire l'avversario, e questo qui utilizza l'arco per difendersi, casomai il corpo superi l'arco, arriva sul braccio e il braccio è protetto da questo guantone enorme, che tra l'altro, non sappiamo il perché, è molto simile a quello utilizzato dai pugilatori di Monte Prama. I pugilatori lo usano su questo braccio, sul braccio destro, poi c'è la cupolina, eccetera, eccetera. L'arciere invece lo usa sul sinistro. E questa è un'altra cosa interessante. Soprattutto, perché l'arciere usa un guantone nel braccio con cui non usa l'arma? Se voi guardate tutti i bronzetti nuragici, il guantone solitamente, come in questo caso, è sulla destra, la mano che usa l'arma. Perché? Perché sono armi, comunque non sono spade medievali, non hanno la protezione per la mano, e se malauguratamente dovesse arrivare un colpo alla mano, la mano è protetta da questo guantone. Perché l'arciere avrebbe dovuto estrarre la spada con la mano destra, buttare l'arco, passarselo nella mano sinistra, che è quella con il guantone, e schermare da mancino, quando era ovviamente destrorso, cioè era destro. Tirava così, quindi è destro, per forza. Esistono persone capaci di usare entrambi le mani, ma sono la rarità. Prova ad andare avanti. E soprattutto, se questo guantone, come alcuni hanno detto, serve per proteggere l'arciere dalle frecce avversarie, perché i due arcieri, che sono probabilmente i più protetti di tutti gli arcieri nuragici, i più corazzati di tutta la bronzistica, guardando nel dettaglio, hanno il braccio che tiene l'arco nudo. Hanno una protezione incredibile per il volto, per la parte frontale del corpo, per le gambe, per il petto, e nessuna protezione per il braccio. Tra l'altro, torna un attimo indietro,
Tra l'altro, non avendo la protezione per il braccio, è interessante notare che non hanno neanche la spada. Non hanno quello che alcuni dicevano fosse un propulsore e che io penso invece fosse una semplice spada. Una spada portata nella faretra insieme alle frecce per difendersi quando finivano le frecce, quando l'avversario non era più a 50 metri ma era a 10 metri, e la cosa ha assolutamente senso. Tra l'altro questo poi ritornerà in seguito nella discussione, perché è vero che nelle statue di Monteprama ci sono questi cosiddetti pugilatori e ci sono alcuni guerrieri con lo scudo circolare come quello, però è anche vero che ci sono questi arcieri. E uno potrebbe pensare, sono la classica rappresentazione di tutti i bronzetti nuragici. E allora lì viene la domanda, perché fra tutte le statue di Montiprama non esiste neanche una sola rappresentazione di capo? Non esiste. Perché? Forse non erano la classica rappresentazione di tutti i bronzetti nuragici. Andiamo all'argomento successivo, che poi è quello che è veramente interessante all'interno del libro. Magari sì, questo degli arcieri può essere interessante, è qualcosa di innovativo perché nessun altro l'aveva proposto prima, però in fin dei conti sì, stiamo parlando di arco e frecce. La cosa dei pugilatori è che appunto tutti dicono che sono pugilatori, cioè questi qui combattevano con questo scudo a tegola che hanno paragonato allo scudo romano, e vi assicuro non è così perché ho fatto 8 anni di rievocazione romana, l'ho usato, ho fatto rievocazioni, ho fatto allenamenti con quello scudo. Ha un modo di essere impugnato totalmente diverso, è una cosa diversa. Comunque, questi pugilatori combattevano quindi con questo scudo, col guantone da pugilato, da box, e alcuni ora stanno ipotizzando addirittura che dessero calci, quindi calci alti, roba della box thailandese, insomma, un miscuglio di cui non si capisce bene l'origine e la fine. Quando si fanno ricostruzioni di arti marziali sconosciute, dimenticate, di cui non sappiamo quasi nulla, bisogna attenersi estremamente, in maniera molto precisa, ai manufatti originali. Perché possiamo dire altrimenti che facessero chissà quali cose, che facessero calci volanti, non lo so. Qua si vede, provo ad andare avanti, che il guantone, come i guanti, esiste un precedente in realtà, qualcosa che è venuto in seguito, i guanti dei pugilatori romani, avevano una struttura ben definita. Questi sono detti cestus o imantes oxeis in greco, e sono i guanti che usavano i pugilatori romani e greci. E questi infatti hanno una struttura particolare perché davano ogni tipo di pugno. Però guardando quelli, questa è la mia ricostruzione dello scudo da Monteprama, come potete vedere ha un'impugnatura molto particolare, vai avanti. E questi sono gli originali, sempre in questa posizione con le braccia alzate, di cui non si capisce il motivo, continuiamo ad andare avanti. E questa è una statua romana di pugilatore del periodo romano, che fa un gesto preciso, quello del cosiddetto pugno a martello, che sia una guardia, perché quando uno cerca di colpirci c'è il gomito e si spacca la mano, sia un colpo caricato per essere lanciato. I pugilatori di Monteprama, o i pugilatori in Oracici in generale, probabilmente usavano questo tipo di stile, perché è lo stile storico che veniva usato in passato nel Mediterraneo. Non davano jab diretti. Provo ad andare avanti. E qua ci sono tutti gli esempi, tra Monteprama, bronzetti, eccetera, che io ho studiato per arrivare alla mia ricostruzione, alla mia ipotesi. Lo scudo, che tra l'altro è stranamente simile nell'impugnatura, nel modo di impugnare, agli scudi dei gladiatori traci. Non che siano cose tra loro imparentate, perché è assurdo pensarlo. Però, quando abbiamo un martello, che sia del Neolitico, che sia dell'era moderna, sempre per battere serve. Quindi, gli oggetti che hanno la stessa impugnatura, lo stesso probabilmente peso, modo di essere impugnati, si usano sempre allo stesso modo. Poi si vedono qua gli originali delle statuine, come in questi due casi in particolare, si vede l'ingrandimento, che si nota una sorta di protezione sotto la sfera della mano, del guanto. È una sorta di borchia, quindi non una serie di borchie come hanno fatto molti ricostruttori che mettevano tirapugni in bronzo, 5 o 6 borchie in tutto il guanto. Ovviamente, se come si ricostruisce il guanto, poi cambia anche il modo di combattere. Se metto borchie su tutto il guanto, combatterò come mi indica il guanto di combattere, non come mi indica l'originale. L'originale, questa è la ricostruzione simile a quella che è stata fatta da altri, ma hanno aggiunto le borchie, io non le ho volute aggiungere. Questo indica poi come combattevano. Tra l'altro è interessante notare che in alcuni pugilatori, quelli nuovi, quelli ritrovati nel 2014
A Montebrama l'impugnatura dello scudo è sempre uguale. Qua mi sono dovuto ingegnare a fare la foto della statua, perché la statua era piegata in terra e ora la vedete dritta, la potete guardare solo là davanti, ma nella parte dello scudo spezzata si vede che l'impugnatura è allo stesso modo. Girate questo scudo e vedete qua il passante per il braccio e qua l'impugnatura per la mano. Vai avanti. E qua un dettaglio del bronzetto che vi dicevo prima e del migliore esempio che abbiamo di questi guanti da pugilato, quelli da Montebrama, perché sono così grandi. Ovviamente se cercate di analizzare un bronzetto di 8 cm non avrete la definizione e il dettaglio di una statua di quasi 2 metri. È una cosa scontata da dire, però nessuno l'aveva controllata. Hanno tutti ricostruito questi guantoni con delle borchie sopra. Se andate a vedere l'originale, si vede che il guantone ha una sorta di, come dire, di protezione nella parte inferiore del guanto. Immaginatelo così, e si vede che addirittura curva. Sarebbe presente una borchia sotto il guanto, un'unica borchia. Quindi io, quando mi sono messo a ricostruirlo, perché faccio questo, ve l'ho spiegato, ho provato a ipotizzare qualcosa di questo tipo. Però, ricostruendolo, avevo difficoltà poi a capire come potesse essere inserito su questa sfera di cuoio, perché lo cuciamo, lo incolliamo, sono tutte soluzioni molto, insomma, raffazzonate. Effettivamente, come dai primo colpo, questa cosa si rompe e vola via. Allora serviva a metterci un manico. Mettendoci un manico, effettivamente, la cosa può essere tenuta. Diciamo che è somigliante alla ricostruzione. La ricostruzione diventa somigliante all'originale. Qua è messo così, è molto più grande ovviamente, però voleva dire che dovevo bucare questa sfera di cuoio rigido, quindi un'ulteriore complicazione. Perché fare delle cose complicate quando si possono fare delle cose semplici? Perché bucare una sfera quando magari la sfera è solo una mia interpretazione, più che mia, un'interpretazione generica che hanno dato autori dalla De Monchis a Carmine Pilas, eccetera? Facciamo qualcosa di più semplice. Diciamo che era una protezione, come potrebbe essere, vabbè, potete immaginare come sia alla fine, come questo guanto, e che questo guanto avesse poi, insomma, un guanto morbido, qualcosa di simile più a... nel complesso magari sembrava poi una sfera, invece che essere effettivamente una sfera. Magari era semplicemente un guanto morbido, come in questo caso. Allora, proviamo a rifare tutto il gioco. Effettivamente il guanto, ora che è diventato morbido, permette di impugnare la ricostruzione, questa presunta ricostruzione di oggetto borchiato. Poi effettivamente non sappiamo cosa sia, però siccome noi fondiamo anche il bronzo e facciamo delle ricostruzioni di spade e pugnali, effettivamente la ricostruzione, se aggiungiamo una guardia un po' più definita con un manico un po' più definito, vediamo che assomiglia a questo. Quindi quando veniva impugnato, probabilmente la guardia si nota appena, che fa questa curvatura, prova ad andare avanti, e la parte di dietro scompare sotto la mano, tra il pollice e la mano. Questo è il dettaglio della cosiddetta borchia. Come potete vedere, qua si nota, ci sono altre foto, poi lo vedrete, è, esatto, una borchia quasi piramidale, molto, che finisce in maniera poco chiara, però la protezione qui è questa sorta di rombo. Poi negli altri esempi lo vedete, si vede addirittura la curvatura, però in fin dei conti stiamo parlando di questo oggetto. Questo oggetto non è estremamente simile al pugnale del sagamata che usavano i nuragici? Se voi non state a pensare che sia una borchia, che siano dei pugilatori, potrebbe tranquillamente essere questo. Noi non lo sappiamo, noi ci basiamo su quello che hanno detto degli studiosi prima di noi. Ed effettivamente, ipotizzando che sia un pugnale, ha senso allora dire: ah, questi qua usavano lo scudo perché l'avversario aveva un pugnale. Ma queste cose le sto dicendo io, perché io le ho ricostruite. Però gli archeologi che stavano studiando Montebrama avevano quasi tutti i tasselli per poterlo dire. Gli mancava solo questo dettaglio: la ricostruzione di un guantone e di un pugnale. Perché dicevano: i pugilatori hanno delle ferite d'arma bianca, probabilmente una lama, eccetera, e combattevano contro avversari armati, i pugilatori. I pugilatori nelle statue hanno effettivamente le ferite riempite di ocra rossa, quindi a simulare il colore del sangue, e
hanno comunque uno scudo che forse serviva per difendersi dalle pugnalate. Insomma, come vedete, la ricostruzione, il paragone effettivamente è molto somigliante. Se poi andate a vedere le analisi osteoantropologiche che hanno fatto sulle persone seppellite nella necropoli di Montebrama, vedete che questi ragazzi, perché sono intorno ai 16-18 anni, erano tutti degli atleti che si allenavano con ritmi che noi non possiamo neanche immaginare. Forse i nostri atleti olimpionici fanno qualcosa di simile. E vabbè, ma questi sono i segni delle ferite, non sono segni procurati distruggendo le statue. Chi ha studiato la statuaria, esperti di studio della statuaria, hanno detto che queste sono state scolpite volontariamente e dentro hanno trovato le tracce dell'ocra rossa. E questa è un'interpretazione di come poteva essere questa sorta di combattimento. Qua il guanto è nascosto, perché insomma non volevamo dirla tutta all'inizio, però poi in seguito nel libro, insomma nelle varie cose, sono mostrate tutte le varie ipotesi. E questo non è un dato elementare, cioè passare dall'ipotesi che questi siano dei pugilatori, quindi come dice ad esempio il professor Tronchetti o il professor Zucca, che fossero degli atleti, che ci potrebbe anche stare, a dire che questi qui combattevano con delle armi tra loro, quindi con scudi, pugnali, eccetera, è quasi come dire questi qua erano delle specie di gladiatori. Non voglio dire che erano dei gladiatori, perché il termine gladiatore viene dalla spada che usavano, il gladius veniva utilizzato in un contesto diverso, che era quello dell'arena. Però se andiamo a vedere storicamente le origini dei gladiatori, i gladiatori prima venivano chiamati bustuari e combattevano presso il bustus, che è la pira funeraria. E qua noi stiamo parlando di una necropoli con delle statue che rappresentano questi proto-gladiatori, pre-gladiatori, chiamateli come volete, pugnalatori, ma preferirei non venissero più chiamati pugilatori, perché effettivamente di pugilato hanno poco e niente. E insomma, qua è la parte inerente alla parte sportiva, diciamo, sempre in relazione con anche l'interpretazione degli arcieri. Interessante, come vi dicevo, il fatto che in questa necropoli ci siano statue di pugilatori e di arcieri, comunque entrambi combattenti, possibilmente contro armi bianche, una sorta di combattimento rituale, quasi di proto-gladiatura. Forse avevano sono le stesse rappresentazioni degli stessi personaggi in momenti diversi, in equipaggiamenti diversi, perché è strano che non si noti neanche una statua di capotribù, ad esempio, neanche una statua di sacerdotessa, neanche una statua di cosiddetti popolani, che è l'argomento che affronteremo ora. Popolani, pastori, capi, insomma, per chi ha studiato la statuaria turagica, questa rappresenterebbe, esatto, tutte le persone del popolo, dal più importante al più umile. Per le armi hanno ipotizzato che quelle che portano fossero bastoni. Per insomma, tutta una serie di personaggi hanno ipotizzato che fossero popolane, che portavano l'acqua, che fossero donne del popolo, in atteggiamenti urlanti, insomma, ne hanno dette di tutti i colori. Effettivamente, se si analizza la bronzistica così, si ha di fronte un'immagine, ed è un'immagine, si può dire tutto e niente. L'importante però è contestualizzarla, e io, almeno il mio piccolo, l'ho voluta contestualizzare da un punto di vista del combattimento. Ho preso le fonti, chi aveva trattato prima di me la materia, e alcuni dicevano ad esempio che questi oggetti qua, che è poi quello che vedete nel manichino, fossero delle armi fatte in una sorta di bambù che serviva per tramortire l'avversario, eccetera eccetera, e l'hanno paragonato allo shinai. Io ho usato questo attrezzo per 8 anni di scherma, e vi posso assicurare che per quanto lo picchiate forte, questo qui non vi ammazza, non vi tramortisce e non serve a niente in combattimento. Tra l'altro, quando si cerca di fare una ricostruzione con i materiali che si trovano in Sardegna, certo non il bambù, che è una pianta importata, si vede che questo oggetto non ha nessuna funzione. Quello l'ho ricostruito io, ne ho fatto un altro prima, ho provato a usarlo contro un altro simile, al primo colpo si distruggono, perché la canna utilizzata in Sardegna non ha la stessa capacità elastica del bambù, ad esempio. E allora lì, vabbè,
La spiegazione di che cosa possa essere l'ha già dato un archeologo anni fa e molti continuano a non torna indietro e molti continuano su questa torno ancora su questa ipotesi che siano le armi più disperate. Queste semplicemente questi oggetti costolati che si vedono nei bronzetti, che siano dritti o che siano curvi, sono la rappresentazione delle spade votive. Le spade votive che i nuraghi ci utilizzavano in ambiti cultuali, quindi pozzi sacri, eccetera, dove tra l'altro hanno trovato gli stessi bronzetti che le rappresentano, e lo si capisce dalle impugnature che sono identiche ai modelli, diciamo, di 1,30 m, lo si capisce da alcuni bronzetti che hanno veramente il dettaglio della nervatura centrale e dei due taglienti, lo si capisce dal fatto che molti bronzetti come questo lo portano, però hanno poi i manici evidenti nello scudo. Tra l'altro, questi spadini che si vedono nello scudo, che sono stati ipotizzati come armi da estrarre e da lanciare, armi da estrarre quando la spada principale si piegava, in realtà probabilmente sono le stesse spade che il personaggio sta portando nella mano, la porta in una mano e ne porta altre due o tre nella mano che tiene lo scudo. Perché? Perché sono l'oggetto più rappresentativo che avevano. Non sono personaggi che probabilmente stanno andando in battaglia, perché altrimenti bisognerebbe anche spiegare perché utilizzassero delle corna, a volte nella rappresentazione quasi, diciamo, metà del bronzetto, cioè, elmo con corna. Probabilmente avevano un ruolo, un significato che andava al di là di quello puramente pratico. Probabilmente erano rappresentazioni di momenti particolari nella loro società, nella loro vita, in cui questi personaggi venivano rappresentati con il meglio addosso. Tra l'altro, basti immaginare, da poco stavo leggendo il resoconto di uno scavo che hanno fatto in Germania, in cui hanno analizzato un sito di una battaglia dell'età del bronzo e non c'era neanche un esempio di spada. C'erano piccoli pezzi in bronzo, di lancia, eccetera, perché la maggior parte delle persone utilizzava quello. Il bronzo al tempo veniva fatto con lo stagno che veniva da fuori, perché in Sardegna ce ne sono pochissime miniere di stagno. Quindi era una cosa molto preziosa. E pensare che chiunque potesse arrivare a farsi fare un bronzetto che lo rappresentava o avere tre o quattro di queste spade è un pensiero abbastanza, insomma, superficiale. Vai ancora avanti. L'altro aspetto interessante di questi bronzetti è la ricostruzione di questo bastone che veniva definito boomerang. Tra l'altro da poco ho anche montato un video e lo trovate su YouTube se volete approfondire. Comunque, questo bastone è definito boomerang stiamo parlando, penso, dagli anni 2000, ben prima che lo scrivesse la De Montis, e questo bastone veniva quindi lanciato, secondo alcuni tornava indietro, secondo altri no. Comunque, è tutto basato su questo bronzetto, che è il bronzetto conservato al Museo di Firenze. Questo bronzetto ha questo oggetto piegato e chi l'ha ricostruito come una tavola piatta, curva. In realtà, andando qui a vedere bene nel dettaglio, si vede che il bronzetto è cilindrico, cioè il bastone è cilindrico, non è una tavola piatta. Ed effettivamente volava, io ho fatto una ricostruzione, ho provato a lanciarla più di una volta, effettivamente il bastone cilindrico faceva una traiettoria e poi finiva in terra, insomma, lì non ha neanche senso perché poi qualcuno lo prende, te lo ritira addosso, quindi immaginatevi che arma efficace sia. Però per volare un boomerang deve avere una lavorazione particolare. Voi andate e comprate un boomerang e vedete che sembra in sezione un'ala di un aereo. Effettivamente l'aereo per volare sfrutta dei principi fisici, altrimenti qualunque cosa volerebbe, basta che sia una cosa piatta con un motore. No. Il boomerang, ruotando su se stesso, ha questa doppia lavorazione su entrambi i lati e, diciamo, galleggia sull'aria, perché si sviluppa portanza e inizia a galleggiare. Se voi provate a tirare questa ricostruzione piatta, come è stata proposta, questa cosa non vola, o comunque vola e poi vira di colpo e sbatte in terra. Ed è inutile. Tra l'altro, nell'originale ha un pomolo. Nel bronzetto si vede un pomolo, che è questo. Questo pomolo non esiste in nessun boomerang di nessuna cultura umana, nessuna. Quando provate a lanciarlo, vi si incastra nella mano, è un pomolo, serve a quello, e non vola. Vi si incastra nella mano e cade dopo qualche metro, è molto più faticoso da provare a lanciare, eccetera, eccetera. Si vedono altri esempi, torna indietro, si vedono altri esempi di bastoni con questo pomolo e, guarda caso, sono i bastoni che portano, vai avanti, i capi tribù. Voi andate a vedere i bastoni del, che ne so, capo tribù da Serri, vedete che ha un bastone dritto con una cupolina in cima.
Questo oggetto piegato che hanno ipotizzato come un boomerang non è nient'altro, come si diceva per queste sorte di bastoni costolati, che in realtà sono spade emotive, non è nient'altro che un bastone da capotribù, piegato. Non diciamo che è un capotribù perché il guerriero è armato di elmo, di armatura, effettivamente non ha quello che sembra identificarlo come un capotribù. Però pensare che sia un capotribù in armatura non è così straordinario. Era il personaggio più importante della società, era quello che aveva il bastone del comando. L'unica cosa che non ci permette di dire è un capotribù è che gli manca il mantello e quel cappello particolare che portavano i capotribù. Per il resto ha un'armatura che è la migliore, spesso sotto queste armature si vedono i pugnali della sagamata, ad esempio negli arcieri, anche nel bronzatore di Pigorini. Non è molto evidente, ma qua nella parte sotto lo spallaccio si vede un pezzo che sembra proprio essere quello della tracolla del pugnale della sagamata, però ovviamente è un bronzo di queste dimensioni, figuratevi un dettaglio così. E quindi che arma è quella che si vede in quasi tutti i bronzetti nuragici? Cioè ci sono bronzetti di cosiddetti popolani, che guerrieri con bastone, eccetera, eccetera. Io, quando ho iniziato, ovviamente bisogna iniziare da qualche parte, avendo una conoscenza schermistica ho provato a ipotizzare che cosa fossero. E allora abbiamo ricostruito i bastoni, per menarci in pratica, con questa cupolina. Questa cupolina effettivamente non aveva grande scopo, cioè sì, evitava che il bastone sfuggisse dalla mano, però al di là di quello non era così utile. E soprattutto tutti i bastoni delle culture umane solitamente non hanno la cupola nella parte finale, cioè hanno la parte che deve spaccare la testa. È una cosa brutta da dire, ma serve a quello. Allora, ho cercato di guardare altre armi che fossero simili. Ad esempio questa è una frusta africana, una ricostruzione moderna in materiali sintetici, e la usano ad esempio per uccidere i serpenti, per una serie di cose. È fatta con la pelle di un animale intrecciata e ha questa cupola alla fine. Lo scopo poteva essere simile, insomma, un pomolo per evitare che sfuggisse dalla mano, però effettivamente ci sono altri dettagli nei bronzetti che fanno pensare che non fosse quello. Questi bronzetti, ad esempio, no, torna indietro, hanno spesso questa cosa portata sulla spalla sinistra che sembra un pezzo di tessuto, la chiamano stola. Noi l'abbiamo ricostruita in diversi di questi manichini, non li ho portati tutti perché la macchina era piena. Però in molti di questi la stola non ha nessuno scopo, non ha senso. È scomoda, svolazza, cade, inutile per combattere perché non protegge, inutile per fare lavori quotidiani perché non... cosa serve? Cade, finisce in mezzo alla roba, serve una cintura per portarla, però l'originale, la cintura, non ce l'ha. Noi dobbiamo fare le cose per bene, non dobbiamo aggiungere nulla. Se aggiungiamo altre cose vuol dire che stiamo dando la nostra interpretazione, forzando quell'oggetto a essere quello che vogliamo. E infatti, con la cintura, allora la stola può essere portata, diventa più o meno accettabile portarla, eccetera. Però abbiamo la stola, il pugnale della sagamata portato nel petto, spesso sotto questa stola, questa sorta di bastone, che noi stiamo ipotizzando che sia un bastone, un'arma, in realtà non lo sappiamo, e l'elmo che spesso è, diciamo, formato a questa forma ogiva con questo pennacchio. Però, guardando altri esempi, vai avanti, si vede che la cosa differenzia il capotribù che porta il bastone in questa maniera, che poi potrebbe essere anche quello, quell'altro armato con questo presunto bastone. La cosa che differenzia queste due figure è semplicemente il fatto che il capotribù lo porta così e questi offerenti lo portano così. È una cosa banale, è una cosa semplicissima, forse anche stupida, però noi siamo andati a cercare armi di chissà quale tipo, bastoni, fruste, qualsiasi cosa, pur di spiegare quello che in realtà potrebbe essere semplicemente un bastone girato, lo scettro del capotribù girato. Poi avanti. E infatti si vede che, questo è quello che vi stavo dicendo prima, vai di nuovo avanti, si vede che quello che differenzia l'offerente con il presunto bastone dal capotribù è solo l'elmo. È l'elmo e basta, perché in un offerente abbiamo la stola, il bastone, l'elmo. Nel capotribù abbiamo il bastone, il pugnale della sagamata è presente anche sotto, in questo, spesso sotto la stola. La stola la apriamo e diventa il mantello del capotribù.
togliamo l'elmo e mettiamo una pappalina, è la stessa cosa. Stiamo guardando la stessa rappresentazione. Stiamo guardando le rappresentazioni di capotribù, non so il motivo, non chiedetemelo, non posso dirvelo, che si vestivano sempre con gli stessi attributi, però spesso, non sappiamo perché, magari li invertivano, mettevano l'elmo invece che il cappello del capotribù, però sostanzialmente sono la stessa cosa. Tra l'altro, un'altra cosa interessante, spesso il bastone, cioè spesso, è stato osservato, sono stati osservati alcuni bronzetti che hanno il bastone associato con la spada votiva, che è quello che vi dicevo in questo caso, bastone del comando o scettro e spada votiva, perché sono i due oggetti più rappresentativi insieme al pugnale del Sagamata, che tra l'altro porta. Lo porta il capotribù, lo porta l'offerente. Chi portano le spade votive spesso sono i guerrieri, ma in alcuni casi, come in questo, abbiamo anche il bastone. Prova ad andare avanti. E qua si spiegano poi perché abbiamo delle rappresentazioni intermedie di guerrieri, come ad esempio questo cosiddetto offerente con il bastone, insieme a quest'altro guerriero con le corna lunghe, che è praticamente identico, se non per pochissimi dettagli, a quell'altro guerriero. Vai pure. E qua, quindi, dopo aver analizzato, io sono partito con l'idea di analizzare i guerrieri, sono finito ad analizzare capitribù e popolani. Questo per farvi capire l'evoluzione della ricerca. Effettivamente poi, quando si vanno a vedere quelli che vengono definiti popolani, abbiamo lo stesso pugnale che stavamo dicendo prima, presente in guerrieri e capitribù, quello che è definito la madre dell'ucciso, considerato un giovane. In realtà questo giovane, non si capisce perché, ha lo stesso cappello, questo e questo qui, che portano gli offerenti, ma che soprattutto portano quasi sempre i capitribù. Vai avanti. Queste sono tutte rappresentazioni di capitribù, ad eccezione di alcuni casi come i due sulla destra. E vedete che sono tutti in comune, però in mezzo io ho messo anche degli offerenti. La maggior parte sono capi. Ad esempio questo è un offerente. Chi avrebbe potuto distinguerlo dal copricapo di un capotribù? Ma soprattutto, perché pensare che un capotribù abbia lo stesso copricapo di un popolano? Cioè, da dove viene questa idea? Poi hanno alcune volte delle piccole differenze, come in questi due casi, che portano questa sorta di diadema, quasi una corona, che si vede in alcuni esempi essere, diciamo, un qualcosa di intermedio. Ad esempio, questo è definito fenicio, è un offerente fenicio chiamato simpaticamente Barbetta. Quest'altro invece è considerato nuragico perché ha la stola, eppure porta lo stesso copricapo. Prova ad andare avanti. E qua l'ultima parte del libro è una serie di paragoni di relazioni tra figure tra loro apparentemente molto diverse. Sono figure di diversa origine, alcune fenice, altre siriane, altre ancora puramente nuragiche. Dallo stile, da come sono rappresentate, per i dettagli spesso un po' carenti, non sono come i bronzetti che stavamo valutando prima, questi armati, sono sempre molto semplici, spesso una gonna, pochi altri elementi. Abbiamo finito quasi. Ad esempio abbiamo talvolta in comune lo scettro. Abbiamo in comune lo scettro. Questo era definito un'arma, una mazza a pera. In realtà è praticamente identico a quello che era stato definito uno scettro. Questo è stato trovato a Monte Sant'Antine di Genova. Quest'altro è definito siriano, Santa Cristina di Paolo in latino. Stessa postura seduta. Di questo bronzetto invece è definito nuragico, che dovrebbe usare le launendas, eccetera, eccetera. Tra l'altro questo ha lo stesso copricapo che portano questi e questi, spesso simili a quelli che portano alcuni capitribù, ma questo è un altro elemento. E questo ad esempio ha la corda al collo che porta anche questo, questo vi ho già detto dello scettro, stesso copricapo. La posa di questo, a parte il copricapo che è simile a questo, il gonnellino, eccetera, la posa che è questo modo di incedere tipico delle rappresentazioni egizie, utilizzato poi dai cartaginesi e dai fenici, è questo che è definito fenicio, però in realtà per quello che ha addosso
non è che si possa dire ah, è certamente fenicio. Ha questi tratti orientalizzanti, questo aumento appuntito che effettivamente non usavano gli scultori nuragici per rappresentare le altre figure, però per il resto questo è definito nuragico, ha lo stesso copricapo, in più ha solo la stola e il bastone che vi dicevo prima, che secondo almeno la mia idea è un bastone del comando, uno scelto, molto semplicemente. Dovrebbe essere finita la presentazione, grazie per la vostra attenzione, se avete domande vi pregherei di farle alla fine della presentazione dei miei compagni, e questo è quanto, spero che vi sia stato